Perfetto. Allora, facciamo l'appello della commissione convocata in urgenza per oggi. Io già vedo in video, chiamo quelli che non vedo in video. Quindi Costantini, Arturo Baglivo, poi Marco Giannotta, non vedo, Giulio Mele, Giovanni Occhineri, che comunque mi ha mandato un messaggio che sta arrivando, però quando arriva poi lo segnerò. Presente. Emanuela Orlando, Pierpaolo Patti, Paola Povero, non c'è Paolo Povero, Antonio Rotondo nemmeno, e Luigi Valente nemmeno. Allora. Gli altri sono tutti presenti. Antonio Rotundo mo si collega perché sta qua a Palazzo Carafa, Vabbè, quando Presidente. si collega poi lo segnerò, ovviamente deve essere. Non sto sentendo il mio. Allora, niente, abbiamo convocato questa riunione in urgenza Allora, perché dobbiamo fatto. portare in Consiglio Comunale entro la fine dell'anno una importante delibera. Giobbi, chiudi il microfono. Una importante delibera riguardante due Cercando di aspetti. spiegare a buono quello come entrare un attimo. Giobbi, chiudi il microfono, per favore, vabbè, te lo chiudo io. Posso farlo io. Riguardante il trasporto pubblico locale. Voi conoscete il problema è che abbiamo chiesto alla provincia l'affidamento diretto al Comune di Lecce per la gestione in house del trasporto pubblico locale, in quanto la convenzione con SGM scade il 31/12 del 2020 e Buongiorno. Dopo una serie, una fitta corrispondenza tra comune e provincia relativa soprattutto al Niente. problema della imposizione in un primo tempo della messa a bando del 10% della società in house per un socio privato, poi finalmente si è risolto questo aspetto soltanto in una data molto recente, cioè il 26 di novembre, per cui la provincia ci ha autorizzato a costituire la società in house senza mettere a bando il 10% verso privati, che sarebbe stato sicuramente poco appetibile per i privati, tra l'altro. E quindi oggi noi dobbiamo discutere la delibera che propone l'approvazione della convenzione con la provincia, quindi la delega al sindaco per sottoscrivere la convenzione con la provincia affinché appunto il comune gestisca direttamente attraverso una società in house il trasporto pubblico locale. E poi, ovviamente, dati i tempi, perché l'autorizzazione della provincia è arrivata soltanto il 26 novembre, una proroga SGM per 6 mesi fino al 30 di giugno del 2021, in modo da avere il tempo di poter costituire questa società e quindi provvedere al trasferimento delle risorse, soprattutto, cosa importante, delle risorse umane, dalla società SGM alla nuova società in house. Dopo questa brevissima introduzione, io darei a questo punto la parola all'assessore in modo tale che possa illustrarci meglio o al dirigente, decidono loro, i passaggi di questa importante delibera. E io ho convocato per oggi la riunione fino alle 10:30 perché se dovessimo esaurire la discussione, potremmo anche passare al voto della delibera. Ovviamente però se la delibera è pronta, perché io vi ho mandato un testo che stanno incardinando in delibera, perché mancava un parere, quindi ieri non abbiamo avuto la possibilità di avere il testo definitivo. Se riusciamo ad averlo questa mattina, adesso, durante i lavori della Commissione, potremo anche procedere al voto se vogliamo. Altrimenti lunedì mattina alle 8:30 convochiamo nuovamente una commissione per poter passare al voto. Ora vediamo cosa succede, vediamo anche in base soprattutto ai desiderata dei commissari. Quindi do la Buongiorno parola a Presidente, Marco Marco Della Giannotta. Tese. Intanto Presidente? prendo le altre presenze. Prego, Marco, o il No, no, no. dirigente. No, Presidente, mi scusi, Mi dica. una pregiudiziale. Sì, mi dica, Per una semplice. pregiudiziale, grazie. Io mi rivolgo a lei che è persona estremamente corretta nei riguardi di tutti quanti i commissari, per dirle che a mio avviso questa convocazione. Pronto? Sì, ci siamo, la ascoltiamo. Pronto? La sentiamo, la sentiamo. Dicevo, mi rivolgo, grazie, mi rivolgo a lei
che è sempre estremamente corretto nei riguardi dei gommini, per dire che questa convocazione è veramente strana. Strana perché abbiamo avuto nei giorni scorsi una comunicazione da parte del Presidente del Consiglio che i lavori delle commissioni sarebbero cessati il 17. Strana perché la Commissione Traffico si è riunita fino a qualche giorno addietro e non avevamo assolutamente notizia che ci saremmo riuniti per discutere di questo argomento. Strana anche perché ancora una volta siamo posti di fronte a documenti che non sono documenti certi. Ricorderà che in Consiglio Comunale mi è stato detto che per errore c'era stata mandata un atto endoprocedimentale. Adesso io non so quest'atto che è stato mandato oggi, un atto provvisorio, di che legittimità, può essere, ecco, a quale legittimità è legato perché possa essere discusso dal momento che può essere tranquillamente cambiato. Questo modo di fare da parte dell'amministrazione non è assolutamente né garantista né rispettoso di quelle che sono le prerogative del Consiglio Comunale. E quindi di fronte a comportamenti del genere le volevo comunicare che io non sarò presente alla discussione di un atto che non è un atto completo, che è privo dei pareri, che è privo di una certezza del testo. La ringrazio e le auguro buon lavoro se decide di continuare. Ma senatrice, io ho chiarito prima che oggi abbiamo proceduto alla convocazione oggi con un testo, diciamo così, provvisorio e quindi quello che lei fa notare sicuramente è un dato rilevante, importante. Non a caso io ho detto che noi potremmo oggi procedere al voto soltanto se adesso ci viene mandata la delibera e qui abbiamo la possibilità di verificare che il testo che io vi ho mandato corrisponde esattamente a quello che è incluso in delibera. Ma infatti è già programmata per lunedì alle 8:30 una nuova convocazione e noi oggi stesso dovremo per forza ricevere la delibera con tutti i pareri. Quindi noi arriveremo all'approvazione del testo esclusivamente quando avremo la delibera dettagliata. Su questo non ci sono dubbi, su questo ha ragione, cioè dobbiamo fare così. Sicuramente una discussione su un tema, tante volte noi la facciamo oralmente. Cioè noi potremmo pure mettere da parte il testo che vi ho mandato e intanto l'assessore potrebbe illustrarci quello che è il contenuto della delibera. L'abbiamo fatto altre volte. Per cui noi tranquillamente oggi, nel momento della discussione, possiamo basarci su un testo, possiamo basarci su una relazione. Il momento dell'approvazione ovviamente presuppone che la delibera sia inviata almeno 48 ore prima. Quindi da questo punto di vista, credo che stiamo rispettando la norma. Tenendo conto di una delibera molto importante, perché se noi non approvassimo questa delibera di proroga SGM dei 6 mesi, noi il 1° di gennaio non avremmo il trasporto pubblico locale e gli operatori della SGM andrebbero a spasso. Sì, ma La questo è un problema responsabilità di questo dato dell'amministrazione non è che... dell'amministrazione, perché No, no, no. voi avrete visto in premessa della bozza di delibera che vi ho mandato. Come è ben illustrato, tutto il percorso tortuoso e complesso, perché di fatto viviamo in un ambito anche di burocrazia che dobbiamo pure rispettare, tra comune e provincia, e soltanto alla fine di novembre abbiamo ottenuto dalla provincia la bozza, il test, la bozza di convenzione, per cui siamo in una situazione di prorogatio non bella, non gradevole, di cui non siamo, nessuno di noi è contento, ma che è necessaria al fine di evitare che il trasporto pubblico si fermi e che i dipendenti del trasporto pubblico vadano a spasso. Per Guardi, cui va io direi benissimo che tutto questo lei e nessuno decida vuole come fare vuole, andare a se lei spasso. non vuole partecipare Guardi. oggi, parteciperà magari lunedì, che abbiamo la delibera No, per io intero. parteciperò soltanto quando avrò davanti degli atti certi, avrò tutti gli atti che debbono essere allegati all'atto certo e censuro il fatto di essere di fronte ad un'amministrazione comunale debole, sciatta e che disattende quelli che sono i suoi impegni, perché evidentemente non ha neanche capacità politica di interloquire nei tempi giusti con l'amministrazione provinciale. Quindi Va quando bene, ci sarà d'accordo. tutto, se ci Prendiamo atto sarà, della sua avremo. E poi posizione. credo che si debba essere anche rispettosi nei riguardi della Presidenza del Consiglio rispetto agli atti che compie la Presidenza del Consiglio.
Comunque, Presidente, se posso decidete di intervenire pure io? continuare, No, auguro no, buon lavoro. assolutamente no. Adesso l'ordine dei lavori lo decide il Presidente, perdonatemi. La senatrice Però dovrei fare una giustamente ha pregiudizio. voluto esprimere una Presidente. posizione di disappunto in merito al problema, in merito alla convocazione di oggi. Io vorrei passare ora alla discussione. Però Per cui, Presidente, Assessore, la prego mi dovrebbe consentire di di fare una parlare. pregiudiziale. Presidente, No, no, la Presidente, mi dovrebbe pregiudiziale, quante consentire. pregiudiziali facciamo? L'ha già fatta la senatrice. Ma io ne devo fare un'altra, mi scusi. Fai questa pregiudiziale, Sì, Giampaolo, ok? sarò velocissimo, Presidente. Bravo, Siccome noi perfetto. siamo degli amministratori e siamo e dobbiamo lavorare con atti e provvedimenti, a me, ai consiglieri che sono oggi in aula, a fronte di un provvedimento di sospensione delle attività delle commissioni consigliari emanato dal Presidente del Consiglio, non è arrivato alcun provvedimento di revoca di quella sospensione. Per cui ritengo che non siano legittime le commissioni che noi stiamo facendo oggi, perché a fronte di un atto di un provvedimento della Presidenza del Consiglio che sospende le attività consiliari delle commissioni consiliari, avremmo dovuto ricevere quantomeno un provvedimento di revoca. Ecco solo questo, Presidente. Mi sembra che noi dobbiamo ragionare per atti e provvedimenti, in assenza dei quali noi non possiamo procedere ad effettuare contro un provvedimento le commissioni odierne. Solo Va bene, questo, poi mi lei farà pare, quello che ritiene consigliere, che più la sua opportuno. pregiudiziale sia molto simile, se non uguale, a quella della senatrice. Io ripeto, la rispetto e comunque comprendo il disappunto, ma comunque siamo di fronte a una urgenza dettata da bisogni organizzativi a livello locale, da Presidente, bisogni ma chi l'ha politici. decisa l'urgenza, Scusami Presidente? Antonio, un attimo solo. Mi ha chiamato in questo momento la segretaria e mi ha detto che la delibera è pronta, la sta inviando e quindi io la metterò tra pochi istanti per la condivisione qui nel Zoom Group Chat. Presidente, ma l'urgenza è a discrezione del Presidente della Commissione? È lei che Sicuramente. definisce ciò che è urgente e ciò che non lo è? Sicuramente, sicuramente. Vabbè, ho capito. Ok. Cioè, uno che deve fare per parlare? Mi sono iscritto, mi sono fatto, Antonio, Presidente. Antonio, un attimo, però concedete al Capito, Presidente di dare una comunicazione, visto che era un attimo. Sì, importante, no? sicuramente, Prego, sicuramente. Antonio, avanti. Altra pregiudiziale, prego. Antonio, vuoi parlare? Hai tolto il microfono. Riapri, bravo. Io propongo che la Presidenza stabilisca già da adesso che il voto sulla delibera lo facciamo lunedì, per Lunedì. sgombrare il campo da ogni fraintendimento. Quindi la delibera Ma verrà l'ho detto adesso. Antonio, l'ho detto No, no, Antonio, no, sì. no, lo decidiamo adesso che formalmente il voto avverrà per sgombrare il campo da ogni fraintendimento pregiudiziale Presidente, vago. buongiorno, Costantini presente. Opportunamente, se arrivasse anche il provvedimento del Presidente del Consiglio che autorizzasse queste sedute, sarebbe secondo me opportuno per, diciamo, non far rimanere nella prassi, diciamo, amministrativa un precedente che una commissione si tiene nonostante un parere contrario. Quindi chiedo al Presidente di comunicare, di chiedere al Presidente del Consiglio di autorizzare l'urgenza di queste commissioni e quindi di poter consentire alla commissione di approvare l'atto e di portarlo in consiglio comunale per le determinazioni necessarie. Chiedo che sia, cioè, deciso Consigliere prima della Giusto, discussione. consigliere Giusto, io ho Non sentito il attendo. Presidente del Consiglio che mi ha autorizzato verbalmente a questa riunione, per cui gli chiederò di autorizzare Formalizzare. esplicitamente in modo con uno scritto la convocazione per lunedì. D'accordo? È giusto, Ma deve chiaro. essere fatta una nuova convocazione dal Presidente del Consiglio, Ma perché si è certo, si anche farà deciso di oggi la tenere il Consiglio. convocazione. No, mi scusi, Presidente, dico per una puntualizzazione fin d'ora. Si era deciso in conferenza dei presidenti dei gruppi che il Consiglio Comunale si sarebbe tenuto il 21 o il 22. 22. Quindi slitterebbe anche, visto che lo dovete inserire nel Consiglio Comunale, questo punto così urgente che dal 26 di novembre non è stato discusso fino ad oggi, è urgentissimo, l'urgenza io non la ravvedo assolutamente nei tempi. Bene, ma comunque, quindi dovrebbe slittare anche quella che dovrebbe essere la data del Consiglio Comunale. Cioè si rimette Consiglio in comunale è discussione. già convocato per Consigliere, giorno consigliere. 22 alle ore 16.
Non è così, perché lunedì mattina noi approviamo in urgenza, può essere decisa un'aggiunta 24 ore prima all'ordine del giorno della riunione del Consiglio. Quindi è possibile subito dopo l'approvazione. Perché tanto ormai questa amministrazione abbiamo capito come va avanti. Così, altrimenti il Consiglio si riterrà il 29, non ci sono problemi. Ecco, perfetto, benissimo. No, non, ma certo che non ci sono problemi. Di fronte all'arroganza, quale problema vuole che ci sia? No, io direi che lei di non utilizzare parole così, diciamo così, gratuite, perché parlare di arroganza non è assolutamente vero. Noi stiamo preoccupandoci di mantenere in piedi un servizio e di evitare che i lavoratori vadano a spasso. Volete che i lavoratori il primo gennaio siano a spasso? Non facciamo allora, la solita solfa dei lavoratori che vanno a spasso. Allora, i lavoratori avanti, che vanno a spasso per colpa di un'amministrazione che non sa rispettare i tempi e che non sa essere autoritaria. Ma andiamo dovrebbe avanti. Essere per i lavoratori. Non per andiamo noi, avanti. Per i lavoratori allora, dovrebbe essere autoritario. Senatrice, le pregiudiziali sono state fatte, i suggerimenti sono arrivati. Allora do la parola all'assessore perché illustri la delibera. Mi scusi, Presidente, avrei una pregiudiziale anche io. Posso? Prego, prego, prego. Mi sembra un gioco dell'oca, però andiamo avanti. No, nessun oca, perché qui non siamo in un circo equestre e siamo in una commissione consiliare. Allora, Presidente, alla luce anche di quello che ha dichiarato l'onorevole Rotundo, lei questa commissione non l'avrebbe proprio dovuta convocare, perché in assenza di una delibera che lei dice che arriverà da qui a poco, la commissione non era proprio da convocare. Quindi, per quello che mi riguarda, questa commissione è già illegittima. Grazie. Va bene. Assessore, prego. Buongiorno a tutti. Grazie, Presidente. Io, se posso, non tranquillizzare, nel senso che non credo ce ne sia bisogno. Illustrerò subito la delibera. Per quanto riguarda la richiesta di convocazione di questa commissione, naturalmente, vista l'urgenza, io personalmente avevo sentito il Presidente del Consiglio prima e il Presidente della Commissione successivamente, che mi avevano rappresentato appunto questo provvedimento di sospensione, ma visto il carattere emergenziale e urgente, così come era stata convocata anche un'altra commissione, credo subito dopo questa, forse bilancio, se non ricordo male, si sarebbe potuto procedere. Il presidente Mola mi rappresentava la modalità di lavoro delle commissioni, che quando ci sono delle delibere c'è una prima seduta dove si discute la delibera e una successiva, salvo diciamo problematiche legate ad approfondimenti, per portarla in approvazione. Quindi non c'è, almeno da parte del governo, nessuna volontà di portare la delibera al voto oggi, ma anzi di discuterla con molta attenzione. La delibera, non so, naturalmente alcuni di voi non avranno avuto modo di leggerla, visto che è stata anticipata solo ieri, fa una ricostruzione molto puntuale di quello che è avvenuto anche con i passaggi già deliberati dal Consiglio Comunale in data 30 luglio, 30 giugno, non ricordo bene adesso, e lo scambio di missive tra le amministrazioni che hanno dialogato sin dal primo momento, provincia e comune. Naturalmente la materia è molto complessa e c'erano dei punti di vista tecnici che andavano discussi e che sono stati sempre discussi. Abbiamo chiesto anche delle sollecitazioni all'ART per avere dei chiarimenti. Tra l'altro alcune erano state presentate ad agosto dalla provincia, ma non aveva ricevuto alcuna risposta, quindi noi abbiamo sollecitato nuovamente nel mese di ottobre, avendo diciamo anche un riscontro da parte dell'ART sul quesito che ponevamo. Naturalmente ci troviamo in una situazione
in cui si trovano molti comuni, molte province, voglio dire, non ci sono gare espletate e servizi già affidati, quindi la nostra situazione emergenziale non è differente dalle altre. Noi quindi abbiamo, dopo questa interlocuzione e in questa delibera, includiamo una serie di passaggi, che è quella della sottoscrizione della delega con la provincia che aveva manifestato sin da subito la volontà di delegare il comune per espletare i servizi di TPL. L'unica strada da percorrere, come avevamo già ben chiarito e deliberato, era quella della costituzione in house di una società in house, quindi totalmente a capitale totalmente pubblico. Per giungere a questo scopo si era deliberato sulla messa in liquidazione di SGM. Diciamo, anche dopo un dibattito e un confronto interno anche con tutti i consiglieri, erano emerse delle proposte e delle valutazioni per poter giungere allo stesso scopo mediante la pubblicizzazione di SGM con l'acquisto delle quote del socio privato, sempre con fondi della società. E naturalmente per fare questo ci sarà un confronto con l'assemblea di SGM che è stata convocata per il 30 di dicembre, dove si valuterà la percorribilità di questa strada per raggiungere poi l'obiettivo finale. Nelle more di tutto questo e per la costituzione della società in house, abbiamo bisogno di una proroga tecnica fino al 30 di giugno per poter mantenere i servizi. Ma di fatto questa proroga si allinea anche con quella che è la proroga della regione per la messa a bando di tutte le gare. Quindi, diciamo, questa è una sintesi di quanto riportato in delibera. Io, Presidente, al momento mi fermerei qui per lasciare spazio al dibattito e poi eventualmente provare a dare dei chiarimenti. Grazie. Perfetto, grazie Assessore. Non so se vuole Presidente, aggiungere qualche cosa il dirigente. Non lo vedo. Mola, No, io ho sbagliato la vedo non Paola. Va doveva bene. aggiungere nulla. No, mi dispiace, ho sbagliato l'orario. No, Mi non c'è sono problema, collegata, pensavo tranquilla. alle 9:30. Chiedo scusa. Tranquilla, tranquilla. Va bene, Chiedo non c'è scusa. problema. Allora, no, il dirigente non vuole aggiungere altro per adesso. Se ci sono interventi. Una domanda posso farla, Presidente? Prego, prego. Oronsino, prego. Grazie, Presidente. No, non ho capito una cosa, ho seguito quello che ha detto l'assessore. Noi compriamo le quote di minoranza, no? Noi come amministrazione comunale, con che cosa? No? Mi pare di aver capito con i fondi della società. Non ho capito quel passaggio. Se me lo può spiegare, solo quello, che noi rileviamo le quote dei soci minoritari con i fondi della società. Che sono i fondi della società? Questo non ho capito. Prego, Poi, Assessore. allora, c'è un passaggio, vabbè, cito testualmente il passaggio e poi aggiungo qualcosina. L'ipotesi della pubblicizzazione di SGM è subordinata alla circostanza che la società medesima provveda alla liquidazione della partecipazione privata con il capitale sociale e le eventuali riserve disponibili. Quindi, non siamo, diciamo, noi come amministrazione ad acquistare le quote del socio privato, ma è parte, diciamo, sempre societaria del comune di SGM che rileva le quote, quindi sempre col capitale sociale o con le riserve disponibili della gestione di Ma SGM. non credo che ci siano molte riserve nella SGM. Mi pare che gli utili siano stati distribuiti qualche tempo fa, no? Per questo Così, ma giusto no, per capire, per Assessore, questo non voglio sbagliare. rimane questa come ipotesi e come valutazione. Naturalmente nell'assemblea dei soci, il socio privato
ormai poi il dirigente Buonocuore mi potrà correggere, però è di fatto sterilizzato da quella che è l'interdittiva, e quindi c'è il commissario e quindi il tribunale con il quale noi dovremmo interloquire. Però su questo non vorrei dire un'inesattezza, quindi magari architetto, se può intervenire, grazie. Solo per dire che diciamo che comunque quella che è stata messa nero su bianco è un'ipotesi dell'amministrazione. Sì, certo, dice bene l'assessore, è un'ipotesi su cui poi saranno valutate in data 30 di dicembre, saranno fatte le dovute valutazioni. È un'ipotesi, però è un'ipotesi che l'amministrazione ha voluto mettere per iscritto, perché potrebbe essere un'ipotesi che l'amministrazione non potrebbe percorrere. Va bene, vi ringrazio. Secondo me è poco realizzabile, comunque vi ringrazio della delucidazione. Presidente? Presidente? Non ti sentiamo, Presidente. Il microfono è il mio. Avete ragione, ho chiuso perché parlavo con la segretaria. Ci sono altri interventi? Io prenotazione Gigi Valente. Gigi, vedo una prenotazione in chat. Sì, no, volevo soltanto dire che a prescindere da come si forma la società, o si fa una nuova società in house, o comunque la società rileva la maggioranza, coloro che detengono la maggioranza, in questo caso il comune, no? Rileva le quote dei soldi, sempre che bisogna mettere a fronte il capitale. Se costituisci una società nuova, una SPA, no? Quantomeno devi mettere da parte un capitale. Credo che, a mio avviso, la cosa più semplice è in effetti quella di andare a rilevare le quote societarie della minoranza, e quindi avere il 100% della proprietà SGM. Ho finito. Sì. Presidente, sono iscritto a parlare. Sì. Però allora decidiamo una cosa: siccome ci si iscrive sulle due piattaforme e chi sta col cellulare ha difficoltà ad utilizzare quella dalla quale noi accediamo, utilizziamo la chat per prenotarci, va bene? Quindi Antonio, vai, parla. Bravo. Intanto scusami Fernando Buonocuore, la convenzione che ci avete mandato è quella che dovremo approvare in Consiglio Comunale, è questo il testo? Sì, certo, confermi. Sì. Allora, io vorrei che approfondissimo questo aspetto. Noi abbiamo discusso per mesi, no? Perché questo ritardo? Perché tra noi e la provincia, tra ente delegante e ente delegato, si è aperta una discussione. Discussione su che cosa? Sul fatto che una legge dello Stato, la legge 102 del 2009, sostanzialmente dice che in queste fattispecie devono aggiudicare almeno il 10% dei servizi oggetto di affidamento a soggetti diversi da quelli su cui esercito il controllo analogo. Quindi, ovviamente noi dobbiamo costituire o dobbiamo pubblicizzare SGM, dobbiamo avere una società in house totalmente controllata dal comune. La provincia, su delega della regione, ha detto: perfetto, noi provincia diamo a voi la delega a condizione che voi costituite una società in house, però ha aggiunto, sulla base della indicazione della regione, che a sua volta trova conforto in questa legge che ho citato, il 10% del servizio deve essere gestito da soggetto diverso da quello su cui voi esercitate il controllo analogo. Sostanzialmente
noi dovremmo gestire, secondo questa impostazione della provincia, il 90%, cioè 2.250.000 chilometri con la società totalmente pubblica, 250.000 chilometri, il 10%, dovremmo metterlo a bando di gara perché potesse accedere un altro soggetto. Ovviamente su questo, giustamente, a noi comuni è sembrato incongruo, no? Una gestione spezzettata in cui la società in house gestiva il 90%, la società diciamo attraverso il mercato, la gara, il 10%, eccetera, e quindi abbiamo posto un problema alla provincia. Io il mio intervento perché lo faccio? Perché io vorrei che si chiarisse questo aspetto, perché noi sostanzialmente chiudiamo questa partita tra noi e la provincia dicendo: in data 11 novembre 2020, il dirigente mobilità, cioè Fernando Buonocore, alla luce delle varie note, perché su questo abbiamo chiesto pareri all'ARCE, abbiamo chiesto noi, la provincia, eccetera, eccetera, e dell'imminenza dell'invio della bozza di convenzione davanti alla provincia, ha richiesto, cioè noi, Buonocore, come dire, ha richiesto l'inserimento nel documento di un riferimento in cui si informasse che la provincia ha pubblicato l'avviso di preinformazione di quell'articolo 7 del regolamento. In seguito, dice la delibera, almeno la bozza che ho, poi vediamo quella diciamo originale, in seguito la provincia ha sentito alla richiesta e ha inviato bozza di convenzione integrata pervenuta al protocollo del comune il 26-11 scorso, che si allega alla presente. Ora io ho dato un'occhiata a questa convenzione, siccome noi ai sensi dell'articolo 30 del TUEL della legge comunale e provinciale dobbiamo approvare un consiglio provinciale, un consiglio comunale lo stesso testo di delibera, ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, io ho letto che sostanzialmente per quanto riguarda l'articolo 6, impegni del comune, l'ultimo punto è definire la quota dei servizi e relativi atti per aggiudicare tramite contestuale procedura di evidenza pubblica almeno il 10% del servizio di TPL a soggetti diversi da quello su cui esercita il controllo analogo. Cioè sostanzialmente io, per questo ho chiesto se è questa la convenzione, mi trovo la stessa convenzione che Minerva ci aveva inviato a giugno, e cioè con il vincolo e l'impegno del comune a dare il 10% a soggetto diverso. Non so se si tratta di un errore, non so di che possibilità, vorrei segnalare questo, che noi nell'approvare questa convenzione sostanzialmente tra gli impegni del comune assumiamo quello comunque di fare una gara per quanto riguarda il 10%. Chiederei a Fernando Buonocore, diciamo, delle indicazioni su questo. No, è importantissima questa cosa da chiarirla. La chiarisco subito, Antonio. Dunque, mi sentite? Perché io non riesco a sentirvi bene. Io sento un rimbombo. Anche noi sentiamo un rimbombo, però riusciamo a sentirla. Era Gigi che aveva aperto il microfono, adesso l'ha chiuso tutto chiaro. Ah, benissimo, perfetto. Adesso vi sento perfettamente. Allora, a pagina 2, proprio in virtù delle varie missive che sono state scambiate tra la provincia e il comune, a pagina 2 abbiamo aggiunto, non noi ovviamente, l'ha aggiunto la provincia, che poi è stata la provincia che ci ha trasmesso questa bozza di convenzione. A pagina 2 leggo testualmente che nell'avviso di preinformazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, vengono citati i GUCE, è stato specificato che ci si riserva la possibilità di suddividere i lotti urbano e extraurbano, l'appalto e odi di affidare in house parte dei servizi, entro la pubblicazione del bando di gara saranno sciolte quindi tutte le riserve. Questa è una cosa importante che ha aggiunto proprio la provincia nell'ultima bozza che è stata inviata. Sostanzialmente poi il resto, ovviamente, come diceva giustamente il consigliere Rotundo, non è cambiato poi nulla, perché gli impegni dell'amministrazione sono quelli, permangono quelli, ovvero il 10% dei chilometri deve essere mandato a bando. Quindi la provincia ha spedito, alla fine di novembre, ha spedito questa bozza aggiungendo questa parte che vi ho letto.
Antonio, hai il microfono spento, non si sente. Perdonatemi, io ho avuto un'interruzione, non so se si è interrotta per tutti. No, per noi no. Allora, io mi perdoni, dirigente, Bonocuore, può ripetere per favore brevemente quello che ha detto? Sì, allora, dicevo che l'ultima bozza di convenzione che è stata inviata al Comune di Lecce alla fine di novembre da parte della provincia di Lecce, sostanzialmente, come faceva notare il consigliere Rotundo, sostanzialmente ha lasciato tutto quanto, quasi tutto, come nella prima bozza che era stata inviata, prima poi di scontare tutti i pareri che sono stati mandati dall'ART, prima della richiesta di parere, tutto quanto. Sì, però la provincia ha aggiunto un passaggio molto importante che si trova nella pagina 2, ultimo paragrafo, che io ho letto prima. Se non lo avete ascoltato prima, ve lo rileggo, insomma, non mi costa niente. Che nell'avviso di preinformazione, dice la provincia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, cita poi i vari GUCE, sì, è stato specificato che, tra virgolette, ci si riserva la possibilità di suddividere i lotti urbano e extraurbano, l'appalto e o di affidare in house parte dei servizi. Entro la pubblicazione del bando di gara, dice la provincia, saranno sciolte tutte le riserve. La provincia ha voluto mettere in evidenza questo aspetto proprio perché fa sintesi questa situazione che viene citata, fa sintesi di tutta la corrispondenza che vi è stata tra giugno e la fine di novembre, quando poi la provincia ci ha inviato quest'ultima bozza che voi avete davanti e che poi è quella che è allegata alla delibera che andremo poi a presentare e che ne farà parte integrante e sostanziale. Va bene, grazie. Marco Giannotta. Marco Giannotta. Allora, aspettate, no. Abbiamo il testo davanti, però il passaggio, l'ultimo capoverso della pagina 2, io non l'ho letto, perdonatemi. Io ho rilevato la bozza che mi è stata inviata in file Word, è quella che stiamo leggendo? Io non ho trovato il passaggio. Marco, non in delibera, nella convenzione. Nella convenzione. La convenzione, io ho la convenzione, ho aperto la convenzione. Allora, pagina 2, ultimo capoverso. Ultimo capoverso, pagina 2. Allora, trovo subito. Andate avanti, dai, devo riaprire la mail. Allora, io ho la prenotazione di Molendini. Vediamo in chat. Rinuncio all'intervento, grazie. Va bene. Ci sono altri interventi? Io uscendo fuori ho perso tutto la chat precedente, quindi se ci sono prenotazioni ditemelo o mettetelo in chat, perché io quelle precedenti le ho perse. Presidente, siccome ho tutto... a prenota, volevo chiedere un'altra cosa al dirigente. Se non ci sono altri interventi darei di nuovo la parola a Rotundo. Va bene, prego Antonio. Fernando, non so se ho letto velocemente io, ma nei servizi che noi elenchiamo in delibera, non mi pare di aver visto il City Terminal. Siccome facciamo tale... Non c'è nessun riferimento al City Terminal, Fernando? No, perché non abbiamo fatto dei riferimenti puntuali, no? Abbiamo fatto riferimenti a tutti i servizi poi che vengono espletati dalla LUPI e che vengono, scusatemi, dalla SGM e che vengono poi tutti quanti prorogati fino al 30 di giugno. È importante... Sì. Però siccome, scusatemi, ma io mi sento permetto, malissimo. Mi permetto così di suggerire, siccome me lo facevano notare anche i sindacalisti, come lì ci sono 4-5 unità di personale, mentre sì, tutti gli altri servizi noi li indichiamo, quello lo daremo per scontato. Io direi di esplicitarlo, no? Perché siccome mi dicono, poi non lo so, notizie che ho avuto ieri sera,
sostanzialmente lì ci sarebbe una convenzione ad hoc per la gestione del sito, del sito che sì. Faremmo bene secondo me con un emendamento, un aggiustamento, non lo so, dicendo in consiglio formalmente dire che anche quello è dentro la proroga, perché lì ci sarebbero 4-5 lavoratori che, diciamo, se non c'è quel servizio si aprirebbe un problema. Lo dico, diciamo, per rafforzare la delibera. Sì, sì, va benissimo. Sì, sì, sì. Non ho sentito proprio tutto, però ho colto il senso. Sì, mi sembra importante. Sì, non ci sono problemi da questo punto di vista. Non ci sono problemi. Se si vuole andare a specificare, si è fatto riferimento a tutti i servizi che SGM compie, sta compiendo e che compirà fino al 31 di dicembre. Però se vogliamo ulteriormente specificare, non ci sono problemi, ripeto, non è un problema, non è un problema di nessun tipo. Va bene, grazie, buonasera Fernando. Ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi, allora noi possiamo rivederci, ci rivedremo. Io ho già mandato al Presidente del Consiglio una richiesta formale di concessione dell'autorizzazione a convocare per lunedì mattina la riunione alle 8:30 della Commissione, in modo tale da poter procedere all'approvazione. Ovviamente oggi stesso, insieme alla convocazione, arriverà anche la delibera, il testo definitivo della delibera, l'incardinamento formale della delibera che avete già avuto in anticipazione, ma che non era ovviamente la delibera nel complesso. Quindi se non ci sono altri interventi, io vi saluto, ci vediamo lunedì mattina. Buongiorno. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Buongiorno.